Allora, stavo facendo finta di farmi un caffè, poi mi aveva chiamato Morgan, io gli avevo detto che il preview non lo volevo fare. No, ragazzi, sto ripercorrendo gli esatti passi del preview di Milan Paris Saint-Germain, visto che è andato incredibilmente bene. Benvenuti, bentornati al match preview, partita Lecce-Milan. Quel tabù sfatato, sì, l'abbiamo sfatato alla fine perché abbiamo fatto una grande vittoria, una difficilissima vittoria in casa che ci ha rilanciato nel girone di Champions. Però bando alle ciance, c'è da pensare all'ultimo appuntamento prima della sosta, quello al Via del Mare di Lecce. Rompiamo gli indugi e andiamo con qualcuno che sul canale YouTube di Radio Rossonera manca da parecchio tempo. Nelle ultime partite di campionato contro Sassuolo, Udinese, Torino e Roma, il Lecce ha conquistato appena 2 punti. E poi, oltre a queste problematiche, bisogna aggiungere la sconfitta interna inopinata contro il Parma, che è costata l'eliminazione in Coppa Italia. Quindi non è un momento facile per i salentini. Detto questo, ci sono comunque delle armi attraverso le quali i giallorossi di D'Aversa possono mettere in difficoltà il Milan. Prima di tutto, bisognerà cercare, cioè il Lecce dovrà cercare di impedire al Milan di giocare in verticale, quindi cercando di controllare lo spazio, di evitare che gli attaccanti rossoneri, Leao, soprattutto, possano trovarsi in situazione di uno contro uno in campo aperto. Di contro, dovrà essere il Lecce a sfruttare il contropiede, anche se verosimilmente mancherà Holmquist per infortunio, in banda, Strefezza. In parte anche Krstovic e Piccoli, il Sansone se dovesse giocare, il Lecce ha dei giocatori in grado di ribaltare abbastanza velocemente il campo e questo potrebbe creare dei problemi ad un Milan che si è corroborato con la vittoria contro il Paris Saint-Germain in Champions, ma comunque in una partita nella quale non ha avuto assolutamente il controllo, comunque una partita che ha vinto ma che poteva anche pareggiare o perdere per le occasioni concesse agli avversari. Il Lecce quindi dovrà cercare di controllare lo spazio, impedire al Milan di attaccare in campo aperto e di contro dovrà cercare lui stesso di attaccare in campo aperto in transizione quando possibile. Ringraziamo Michele Tossani, tornato dopo lustri sul canale YouTube di Radio Rossonera. Ci ha parlato del momento del Lecce, di come il Lecce può mettere in difficoltà il Milan. Chi invece sul canale YouTube di Radio Rossonera non manca mai da quando c'è il match preview è Enrico Aiello. Quindi per le scelte di D'Aversa, per le scelte di Pioli e per tutto quello che riguarda le formazioni, l'arbitro, eccetera, del match del Via del Mare, Enrico Aiello. Rinvigorito dalla straordinaria vittoria in Champions League martedì sera contro il Paris Saint-Germain, il Milan cerca conferme e riscatto anche in campionato nella sfida di questo pomeriggio al Via del Mare di Lecce. Fischio d'inizio alle ore 15, match valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie A, l'ultima prima della sosta per le nazionali. E allora andiamo a dare un'occhiata a quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori, partendo come sempre da casa rossonera. Stefano Pioli ha perso proprio nei minuti finali della sfida in Champions di martedì sera. Christian Pulisic, l'americano, non sarà del match alla pari De Lungo, De Gentis, Sportiello, Caldara, Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Bennacer. E allora per il tecnico rossonero si profila il solito 4-3-3 o 4-2-3-1 che dir si voglia, tra i pali Maignan, linea difensiva obbligata. I terzini saranno Theo Hernandez e Calabria al centro della retroguardia, Chao e Tomori a centrocampo. Invece, fermo restando Loftus-Cheek, che giocherà in posizione leggermente più avanzata, a contendersi le altre due maglie saranno Musa, Krunic e Reinders. Gli ultimi due sembrano favoriti. Si va dunque verso la panchina proprio per Yunus Musa. In attacco, punti fermi, Leao e Giroud non si toccano dopo la straordinaria gara di martedì sera. Il dubbio riguarda invece Samuel Chukwueze e il suo impiego dal primo minuto dopo un infortunio di circa un mese, qualora Pioli non volesse optare per lui, al suo posto Luca Romero. Per quanto riguarda il Lecce, una sola assenza con cui dovrà fare i conti Marco Baroni, ma è anche abbastanza pesante quella di Almqvist, che in settimana ha rimediato una lesione muscolare, ne avrà per circa 3 settimane. 4-3-3 anche per i salentini, il portiere sarà Vladimiro Falcone, linea difensiva con da destra a sinistra Jandré, Baschirotto, Pongracic e Gallo in vantaggio su Dorgu. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Ramadani, ai suoi lati uno tra Rafia e Uden, il primo è favorito, a destra invece Kabah. Il tridente offensivo complice, vi dicevamo, l'assenza di Almqvist sarà composto da Banda e Strefezza esterni, con Krstovic, a proposito di sorprese di questo inizio di campionato, punta centrale. Lecce-Milan sarà diretta da Rosario Abisso, professione imprenditore.
imprenditore classe 1985 e al suo quarto gettone stagionale in Serie A. Bilancio diametralmente opposto con le due squadre. Ha incrociato il Milan per 9 volte in carriera, 6 vittorie, un pareggio, 2 sconfitte. L'ultima risale proprio allo scorso campionato Torino-Milan 2-1, mentre con i Salentini il bilancio è decisamente sfavorevole. Si tratta di 6 sconfitte ed una vittoria. L'ultima sconfitta, peraltro, nel Fiorentina-Lecce 1-0 dello scorso campionato. Abisso sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Mokhtar, quarto uomo Rapuano, al VAR guida assistito da Nasca. Lecce-Milan, vi dicevamo, fischio d'inizio e gara che sarà trasmessa in diretta su DAZN oggi pomeriggio alle ore 15 in un Via del Mare che si preannuncia tutto esaurito. Post partita sul canale YouTube di Radio Rossonera circa 10 minuti dopo il triplice fischio finale. Da Enrico Aiello è tutto, a voi la linea. Allora, ricordati di non invitare più al preview Giacomo Mirandola, perché porta male. Stavo prendendo gli appunti. Direttore, riesci a saltarmi un attimo di là in studio per degli occhi a? Per te questo è altro. Questo è altro per me? Sì, divento rosso però poi. Scusate ragazzi, l'emozione. Studio, ragazzi, redazione, occhio a. Gli occhio a di Lecce Milan sono presto detti. Per gli uomini di casa vi direi due esterni d'attacco, perché l'anno scorso il Milan ha rischiato tantissimo di andare sotto e ci è andato sotto 2-0 a Lecce proprio sui cambi di gioco sugli esterni d'attacco. Quindi occhio a Banda da un lato e Strefezza dall'altra. Occhio ai cambi di gioco, perché è lì che il Milan potrebbe rischiare qualcosa di grave. Dall'altra parte del campo, direi quasi per calcolo statistico, Samu Chukwueze, perché alla fine non ha ancora fatto granché in questa stagione, quindi prima o poi una zampata di Chukwueze me l'aspetto, ma soprattutto ancora una volta una fish pesante su Ruben Loftus-Cheek. La sua conferma in tre quarti potrebbe essere l'arma vincente della gara. Ringraziamo i ragazzi della redazione di Radio Rossonera. Torniamo davanti al green screen, l'avrete capito, non per le statistiche, perché non ne ho trovate di divertenti, ma per i vostri commenti del match preview di Milan Paris Saint-Germain. Cominciamo con Olga, che scrive: che squadra di scoppiati, probabilmente intendeva il Paris Saint-Germain. Secondo commento: Super Saiyan da Radio Rossonera a casa Vianello è un attimo. È divertente, ho messo anche mi piace, quindi ti regalo il mio like. Lo spoglioso desperados al mondo, ci sono più capezzoli che persone. Non posso confutare in nessun modo questa affermazione. EL7713, l'unico modo per sfatare il tabù è eliminare il preview. E a quanto pare no, perché il Milan ha vinto, è la partita più europea più importante degli ultimi anni, probabilmente perché l'avversario era quello di caratura maggiore. Grazie comunque del commento. 7713, sarà per la prossima volta, ti ho messo anche non mi piace. Placido scrive: carissimo Davide, ti sono vicino. Grazie, mi fa sempre piacere ricevere vicinanza. Schlin 89, se giochiamo come a Napoli primo tempo, anche inizio partita con loro all'andata, non mi sembra impossibile. Poi se decidiamo di prenderli a centrocampo con tre velocisti, ci siamo già consegnati, vedremo. Ottima disamina ti ho messo, perché effettivamente ci hai preso. Abbiamo cambiato un pochino le cose e abbiamo battuto il Paris Saint-Germain. Passiamo al social, perché il mio account preferito è Fairplay. Scrivi: i tifosi del Milan lanceranno 1 milione di banconote a Donnarumma, che subito chiederà ai tifosi del Paris Saint-Germain di lanciargli 10 milioni. Sempre Donnarumma protagonista, ha finalmente coronato il suo sogno di vivere una grande vittoria del Milan in Champions League. Io vi lascio a Lecce-Milan, buona partita a tutti, ringrazio tutti i miei ospiti di questo preview. Noi ci rivediamo dopo la sosta per il match preview di Milan-Fiorentina. Mi raccomando, siateci, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like e continuate a commentare, perché questo format sta andando bene, vi sta piacendo, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!